Un uomo che ha sempre lavorato in prima linea per la cultura e per la città, così è stato ricordato secondo Sannipoli, scomparso 10 anni fa, da Filippo Stirati, chiamato a rappresentare la memoria dei tantissimi presenti alla cerimonia di inaugurazione della mostra Compagni di Viaggio. Un omaggio all'artista e all'uomo. In 21 anni esposto presso la Casa di Sant'Ubaldo le opere ceramiche, lignee, fotografiche, pittoriche, tante firme di amici ed artisti di ogni età che in mille modi diversi hanno incontrato secondo Sannipoli. Paolo Biagioli, Omero Angerame, Paolo Tosti, Frank Dituri, Toni Bellucci, Nello Bocci, Mario Boldrini, Antonella Capponi, Tonina Cecchetti, Danilo Fiorucci, Meti Galafate, Remo Giombini, Paolo Gubinelli, Raquel Heller, Leo Marconi, Bruno Marcucci, Pier Giuseppe Pesce, Marilena Scavizzi, Luciano Tittarelli, Anna Uncini e Melina Atschuler. Queste le firme delle opere esposte. La famiglia di secondo Sannipoli ha voluto anche ricordare l'uomo, il marito, il padre, leggendo alcuni scritti, uno su tutti realizzato in giovane età e dedicato alla morte. La vita è una vita nella morte, o comunque per la morte. Se cerco di vivere più a lungo, di essere più forte, diventare famoso, è perché voglio nascondere la mia morte. Se faccio la storia, è per dire agli altri di essere vissuto. Ma la vera vita è già avvenuta. Era prima che nascessi e ritornerà dopo la morte.